te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. E mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Eccoci nuovamente a Sportivamente Donna, trasmissione della WISP Abruzzo Molise, ed oggi sono qui con me in studio la senatrice Stefania Pezzopane, che saluto. Ciao a tutti. E l'insegnante di danza, direttrice artistica, Mara Ricinelli, benvenuta Mara. Salve. Allora, cominciamo con Stefania Pezzopane. Stefania Pezzopane è una persona nota, di lei sappiamo tanto, sappiamo molto, forse sappiamo anche troppo. Però mi piacerebbe chiederti come descriveresti in un minuto la vera Stefania. Sono una donna, sono una madre, sono molto espansiva, appassionata del mio lavoro, della mia vita, innamorata. E cerco di essere sempre me stessa. Quindi Stefania è quella Stefania autentica che noi comunque abbiamo già avuto modo e occasione di vedere e di ascoltare anche in televisione in altre occasioni. Quindi anche tu ti ritrovi e comunque ti descrivi così come hai sempre fatto. Mara? Mara è un'insegnante di danza, lei è anche la direttrice artistica, e Mara comincia la danza prestissimo, però non qui in Italia. Dove? Sì, in Australia, a Melbourne, perché sono nata lì. E come è stata, insomma, questo avvicinarsi alla danza lì? I miei, devo dire che nella mia famiglia questa comunque passione del ballo, della musica c'è sempre stata, quindi mi lasciarono in una scuola di danza così, per provare, per gioco, come si fa anche oggi delle volte con i bambini così piccoli, e da lì non mi sono mai più allontanata da quest'arte. Poi torni in Italia? Sì. E torni comunque con l'idea di continuare, sì, a coltivare questo amore, sì, questa passione. Sempre. Due donne innamorate comunque, sì, innamorata della politica, innamorata del proprio uomo, innamorata, certo, di quello che le sta attorno, anche tu innamorata di questa tua passione. Sempre tutto con passione, sì. Con molta passione, sì, e molto amore. Io oggi con voi veramente volevo un po' sollevare una riflessione, quindi non è una domanda, è una vera e propria riflessione che rivolgo a entrambe sul tema della gelosia, questo sentimento non sano e che riguarda un po' tutti e un po' tutte le cose, non è una prerogativa proprio nel rapporto uomo-donna, spesso investe le stesse donne, riguarda la politica, ma riguarda anche la competizione, riguarda la professione, riguarda anche il rapporto che c'è all'interno della famiglia, questi rapporti parentali. Ahimè, nel rapporto uomo-donna ancora purtroppo sfocia in manifestazioni di violenze, di aggressione da parte dell'uomo sulla donna. Secondo voi questo sentimento, questo status interiore, com'è? Può anche essere diversa da una cosa non sana o è sempre rigorosamente un sentimento insano? La gelosia è un sentimento sano se è gelosia, ovvero se è semplicemente una passione forte per un'altra persona e la paura magari di perderla.
E diverso è quando la gelosia diventa ossessione, violenza, aggressività, persecuzione dell'altro, fino a limitarne la libertà fisica o anche psicologica. Certo. E quella non è gelosia, è una patologia, e che può arrivare persino al femminicidio. Molto spesso leggiamo all'indomani di una brutta notizia, magari di un uomo che ha ucciso la propria compagna, la propria ex, delitto passionale, come se dietro ci fosse una passione, ovvero un amore forte. A te che moltissimi anni fa il delitto passionale era anche giustificato, era una scusante. Certo, prima, esatto, bravissima. La gelosia deve essere, per essere una cosa sana, una forma di amore, cioè uno degli aspetti dell'amore. Quando sei preoccupato, quando non dai tutto per scontato, quando rispetti le scelte dell'altra persona, certo, quando le appoggi, quando si sceglie, certo, insieme, quando io noto. Quindi anche la anche gelosia non può limitare l'altro, comunque, certo, il rapporto, certo, o la relazione in senso, certo, lato. Io penso questo. Poi ovviamente una persona che trasforma questa passione, questo desiderio in altro, e quindi diventa ossessivo, oppressivo, limitante, e non è, lì non è più amore, non c'è più amore, quindi non c'è nemmeno la gelosia dell'amore. L'amore ha una sua gelosia, che è una forma affettiva. È sì, diciamo un prendersi cura. Il resto, prendersi cura, il resto non è né amore né gelosia. Quindi allora non abbiamo questo sentimento inteso come una cosa non sana, ma vista nella sua accezione più pura, serve appunto, funge da pungolo, da stimolo per instaurare, certo, una relazione, o comunque per ravvivare, rendere viva questa relazione. Abbiamo parlato prima appunto di violenza, che non è più gelosia, tutto ciò che dà luogo a violenza e a maltrattamento poi non è più gelosia, e in realtà è una patologia che andrebbe arginata, curata. E volevo chiedere a Stefania, visto che comunque lei è un legislatore, quanto si è fatto, quanto si sta ancora facendo per cercare di prevenire queste cose, perché poi quando ascoltiamo, vediamo che accadono, le leggiamo, purtroppo le vediamo, le constatiamo, però credo che ci voglia molta attenzione nella fase della prevenzione. Cosa si sta facendo o cosa ti risulta che è stato fatto per quello che ti compete? È stato fatto molto, ma non basterà mai se non cominciamo a guardare dentro noi stesse, se non trasformiamo anche le nostre persone in promotrici di una nuova affettività e un nuovo modo di amare. Qual è il punto? Allora, l'uomo violento a volte dà dei segnali. Questi segnali vengono sottovalutati, spesso dalla stessa donna, che pensa che sia un attimo d'ira e non a volte la confonde con la gelosia, quindi come se fosse un... Poi viene sottovalutata dalle autorità, a volte anche dalle autorità, diciamo, e quindi inizia a nasconderle. Perché non si sente protetta. Sì, a quel punto la donna pensa di essere lei in difetto. Dice, ma allora sono io che sono sbagliata, perché lui si arrabbia, mi picchia, mi violenta, perché io sono sbagliata? Poi quello che succede alle ragazze violentate, oggi molto meno, ma una volta non si denunciavano questi casi. Non si denunciavano. Poi entra in gioco, quando succede, purtroppo il caso, entra in gioco tutto il resto, la comunicazione, che magari va a scandagliare la vita della donna, alla ricerca di qualche pecca della vita della donna, financo come era vestita, o quali erano i suoi pregressi comportamenti, oppure si va a scandagliare il rapporto che c'era con questa persona. Quindi non si va al fatto in sé. Il fatto in sé di un atto di violenza è un fatto gravissimo.
A prescindere da come ero vestita, da come hai sorriso, dal fatto se hai ammiccato, nessuno deve essere autorizzato. Infatti da questo punto di vista, secondo me, c'è un po' troppo il fare il processo mediatico, sempre e comunque. Tutto viene praticamente poi portato in televisione, tutto ciò che fa audience va bene, lì non ci si ferma più davanti a niente, mi sembra una sorta di violenza che viene perpetrata sopra la violenza già subita. Ovviamente c'è la parte invece proprio istituzionale, è stata approvata, io sono stata una delle firmatarie di questa legge, la legge sul femminicidio, che produce delle aggravanti di pena, che per esempio trasforma in aggravante quella che prima era un attenuante, ovvero il delitto che avviene o la violenza che avviene tra persone che hanno una relazione tra di loro. Prima era addirittura per l'appunto un attenuante, oggi diventa un aggravante che si consolida se c'è la presenza di un figlio, di un bambino. Quindi siamo intervenuti anche sul piano della pena, sul piano del reato, sul piano della durata della pena, dell'efficacia della pena, della certezza della pena. Ma non basta, perché se noi ci illudessimo che basta diventare un po' più rigidi, un po' più, come dire, che è giusto, efficaci, ci sentiremo assolti dai nostri peccati, e invece non è così. Io credo che chiunque di noi nelle esperienze di vita ha conosciuto qualcuna, io ne ho conosciute tante, mi vengono a raccontare le loro storie, il solo pensiero mi mette un'ansia addosso, perché quando ti raccontano queste storie entri in un mondo talmente complicato in cui... Ma ci si sente impotenti? Ci si sente impotenti, certo, assolutamente, perché nemmeno puoi dire a quella donna semplicemente vai a denunciare. No, i procedimenti sono complessi, tutto molto sono complesso. Quindi nel dirle andiamo a denunciare, vengo anch'io con te, ti accompagno, ti sto vicina, poi bisogna far scattare tutti, quindi il centro antiviolenza, sostenere finanziariamente questi centri. Abbiamo fatto il piano nazionale antiviolenza perché anche associazioni possano entrare in progetti, perché la donna che subisce una violenza non è che risolve il problema con la detenzione del colpevole, è una donna che va ricostruita, ha bisogno persino di danzare. Infatti volevo chiedere a lei, siccome in genere siamo anche abituati a vedere, perlomeno la televisione, il cinema ci fa vedere questo, che comunque è emblematico, che la donna che subisce violenza a un certo punto comincia a fare sport, se non altro per sentirsi sicura fisicamente nel poter reagire. La danza per te, bravissima, la danza è liberatoria o comunque permette alla donna di ricostruire o consolidare questa sua fragilità? Sì, assolutamente, lavorare e fare qualcosa per se stessi, qualcosa che senti, qualcosa che ti può far esprimere e non pensare anche, no? Certo. Sicuramente ti dà qualcosa, può servire e sarebbe veramente terapeutica. Quindi non è necessario fare i muscoli per tirare i pugni, assolutamente, insomma, bisogna lavorare più dentro se stessi, poi magari anche il lato, no? Poi si costruisce praticamente tutto. Sì. Senti Mara, io so che tu, va bene, quando poi sei tornata in Italia hai continuato a fare danza e l'hai fatta anche a livelli molto importanti, però hai avuto un'occasione mancata, mancata per tua stessa volontà. Sì. Ce ne parli brevemente? Sì, brevemente. Ero ragazza, ero giovane, mi avevano scelto alla succursale del Covent Garden a Londra, avevo fatto l'esame e tutto e sono tornata in Italia. Paura? Sì. Torniamo al tema della paura. Sì, mi sono spaventata, forse c'era questo mondo, vedevo tutti più bravi di me, quando invece insomma avevo fatto un esame come tutti gli altri ed ero stata presa, quindi mi sono spaventata e sono tornata indietro. La mia insegnante per poco mi ammazza, cosa che farei anch'io oggi con una tua allieva. Però sì, insomma, sono contenta del mio percorso. No, non sono pentita perché poi comunque ho lavorato, sono entrata in accademia, ho raggiunto degli ottimi obiettivi, sono felice. Però insomma riconosco oggi col senno di poi che quella è stata un'occasione grande, importante.
E a proposito di questo, ora chiedo a Stefania, poi lo chiederò anche a te, c'è qualche rimpianto, qualcosa che avresti voluto fare e non hai fatto? Ma di importanza, sì, ovviamente. Dunque, sicuramente quando penso a mia figlia, che è nata 19 anni fa, ora va verso i 20, e che è la gioia più grande della mia vita, penso sempre, chissà se l'avessi fatta prima, cioè se fossi stata madre prima. È l'unica cosa che mi mette in dubbio sulla, diciamo, su di me. Sono abbastanza sicura di aver fatto le scelte giuste. Ovviamente le scelte giuste non significa le cose che avresti voluto, perché a volte ti capitano delle cose che non hai previsto, devi scegliere su un fatto della vita imprevedibile, però sono sempre stata molto determinata. E io credo che uno dei problemi e delle, tra virgolette, patologie della nostra società sia la mancanza di autostima e il disperdersi, il perdersi e non essere se stessi. E quindi questo produce moltissime frustrazioni e produce anche uno scoraggiamento. E trovi troppe persone sulla strada e sulla tua strada che si sono perse perché non hanno avuto in quel momento il coraggio della sfida. E la sfida non è vincere per forza, no, ma è la sfida è starci, è starci. E questo credo che dovrebbe essere anche nell'attività sportiva. Molti si tirano indietro con delle frustrazioni terribili che poi lo portano anche a fare passi indietro dalla mera e semplice attività fisica, perché non ce la fanno magari a vincere una gara, non ce la fanno nella partita di pallavolo a classificarsi, perché non si può sempre vincere, quindi la competizione, ci sono, ecco, competizione, sì. Certo. Io credo che tutte queste attività umane, sportive, creative, artistiche, invece bisognerebbe, diciamo, specie nei confronti dei giovani, metterle a disposizione come occasioni di crescita, sì. Non necessariamente devi tornare con la coppa. È più facile giocare una vita in panchina, una vita, anche una parte della vita in panchina, oppure come titolari? Questo vale anche nell'ambito della politica, tra lo stare in maggioranza oppure lo stare in opposizione. Ma guarda, io credo che quando... Dove ci si mette di più in discussione? Cioè dove si spendono le migliori energie? Ma io credo che quando tu alla fine ti senti te stessa, come dicevamo prima, riesci comunque a fare, ad essere quello che sei, non conta tanto essere il ruolo in panchina. Dove ti trovi. No, almeno per come nel mio carattere, no. Purché io rimanga sempre me stessa. Ecco, quando ero ragazza, tornando al discorso di prima, avevo questo carattere più impulsivo, oggi sono più riflessiva, forse l'età, forse i figli, non lo so. Però ero più impulsiva e per questo alcune cose sono andate in fumo. I rimpianti, bene. Non sono rimpianti, va bene così, sono però ecco, perse. Il carattere nel mio caso ha fatto un pochino la differenza, dovevo essere un pochino più calmina. E lì forse gioca un po' la personalità di ognuno. Sono stata sempre me stessa e quindi oggi dico mi piaccio così. È andata bene così perché sai, non puoi mai dire se poi facendo una determinata cosa sarebbe andata meglio. Io ho sempre cercato di trovare il verso giusto alle cose. Ma non per ipocrisia, no? Perché uno poi dice no, ti aggiusti. Dobbiamo, in una società come la nostra, così complicata, dobbiamo essere molto flessibili e molto resilienti, cioè avere la capacità di fronte a un trauma, uno shock di qualsiasi natura, dall'emotivo al fisico o a altro ancora, avere la capacità di recuperare. E questa capacità di recuperare è una cosa che molto spesso si perde e allora subisci
la sfida non la riesce ad affrontare. E quindi per noi donne è importante, tiri, è importante, perché noi giochiamo una sfida su tutti i campi. Come diceva Rita Levi Montalcini, noi facciamo il doppio sforzo, perché abbiamo il privato che ci portiamo addosso, ma abbiamo anche il sociale, quindi abbiamo veramente molto da fare. Senti Mara, tu hai anche avuto delle opportunità o comunque hai fatto delle puntate nel mondo della pubblicità, hai lavorato anche sulla pubblicità, com'è stato quel mondo intanto, ti appartiene? Ma guarda, è stata un'esperienza bellissima, mi sono divertita, l'ho fatto per caso, mi è piaciuto, sono stata molto fortunata e quindi è stata un'esperienza bellissima. Da ripetere, se dovesse capitare l'occasione. Sì, poi mi piace mettermi in gioco. Poi... Stefania, diventare una donna che in un qualche modo diventa una sorta di fenomeno mediatico, com'è? Ti piace? Ti dà soddisfazione oppure ti è indifferente? L'opinione delle altre persone mi è molto... mi risulta molto importante, non sono indifferente agli altri, anzi... condivido con gli altri e con le altre e non sono cose che ho studiato, che ho programmato, sono cose a cui diciamo sono arrivata essendo me stessa e quindi le vivo con molta serenità, sia rischi, pericoli che cerco di schivare o di affrontare, sia gli aspetti positivi che nascono dalla popolarità, la popolarità semplice, non quella del potere, che ti deriva magari dal ruolo, ma un altro tipo di popolarità, quello della donna che ti incontra e che ti dice vorrei essere come te, ma non perché... sì, certo, non è un'identificazione non per il ruolo, fisica, non per il ruolo, ma per l'essere donna, per il modo di essere donna. E quando mi scrivono e mi dicono sei una donna coraggiosa, vorrei esserlo anch'io, io rispondo, lo sai anche tu, già il fatto che mi hai scritto perché vuoi essere più coraggiosa, hai comunque compiuto un gesto di coraggio. Il coraggio ce lo diamo da sole, ma non ce lo dà nessun altro. E il discorso dell'autostima di cui parlavamo prima, insomma, poi tutto ritorna dentro di noi. Il discorso dell'autostima non abbiamo il tempo di svilupparlo, però in una società in cui molti ragazzi e ragazze arrivano a autolesionismo spinto, che è dalla rinuncia al cibo, al castigo del proprio corpo, al subire il bullismo. Ecco, io credo che è un discorso da fare, prima o poi dovremo affrontarlo, perché abbiamo iniziato parlando delle donne che perdono l'autostima e subiscono. Quando perdi la stima di te stessa, subisci. E quindi questo tema è un tema di resilienza, di carattere, di tante cose, ma anche un tema sociale, perché quando devi fare una legge sul bullismo, sul cyberbullismo, devi fare tutto e sempre legge, sempre provvedimento, e non vai invece all'origine. A lavorare proprio, certo. Sì, io nel mio piccolo, nella scuola di danza, ad esempio, tante ragazzine quando trovano il primo fidanzatino, Mollano perché o lui è geloso o perché deve stare con lui. Torniamo. A 14 anni, a 15 anni, nel senso... Non siamo molto educati al rispetto per l'altro e poi spesso ci nascondiamo dietro il sentimento, questo finto sentimento che appunto se è amore... È ovvio che rispetta la massima potenza che ha di fronte, invece noi un po' lo usiamo come ragazzine giustificazione. Poche mantengono la propria passione, perché poi le vedo, alcune nutrono grande quelle più passione. Determinate sicuramente. Sicuramente invece lasciano andare e accolgono le... no? Senti, c'è una cosa al contrario, solitamente, come dire, dietro grandi uomini, si suol dire che ci sono grandi donne, però ci sono anche dei casi in cui dietro grandi uomini ci abbiamo delle grandi insegnanti, no? Noi abbiamo questo nome, Mauro Bocchi, chi è?
È un mio allievo, adesso è diventato un uomo, appunto. È diventato un bravissimo coreografo, bravo. Ho lui tanti ragazzi, tanti bambini, erano ragazzini che erano nella mia scuola maschietti, e qui da noi, insomma, il maschietto che fa danza ancora non trova tante difficoltà, trova che tante peccato, difficoltà, sì. Quindi molti lasciano per questo motivo, però chi ce la fa, ecco, chi è convinto, chi ce la fa, chi ha coraggio, continua e riesce, perché io ho diversi ragazzi che ballano, ho un ragazzo che ha fatto tournée, lavora in America, lui che è coreografo, insomma un altro che ha fatto forse un galà a Pietroburgo. Forse se ne parla poco. Quindi ho questi ragazzi che sono emersi tutti nel mondo della danza. Quindi ne hanno se hanno tanti, il coraggio sì, di andare avanti riescono ed ottengono, sì, anche sì. Per un qualcosa che è comunemente catalogato sì. Al femminile, viene coniugato sì. Solo al femminile. Stefania, il settore della politica. Noi in Abruzzo non abbiamo mai avuto un presidente donna. E secondo te perché? Un presidente donna della regione? C'è stato, mi sembra, per un breve periodo, negli anni in cui si sceglievano però all'interno, no, dei consessi, la Nenna D'Antonio. Se non ricordo male. Con una modalità però diversa. L'elezione diretta. Beh, io ricordo quando mi sono candidata a presidente della provincia all'Aquila che dovetti affrontare una discussione sul fatto se era opportuno che si candidasse una donna. Perché mi dicevano, sì, no, tu sei brava. Però sai, gli elettori poi una donna magari non la scelgono. Sì, infatti non mi rivolgo a qualunque donna, quelle che non sono idonee. Io dissi, ma siete matti? Guardate che vi state sbagliando. Ma non perché sono io, perché invece l'elettore guarda tranquillamente all'uomo, alla donna, guarda alle capacità. E poi fui eletta, insomma, anche con una grande qualità di voti. Presidente della regione, ancora, diciamo, si propende per candidature maschili, quando si parla per lo più di uomini. Ci sono ancora dei ritardi culturali e poi siamo ancora poche. Poche sì, siamo secondo poche. Te però c'è o ci sarebbe qualche donna che potrebbe rivestire questo ruolo? Perché spesso gli uomini, quando parliamo di queste cose, ci dicono, ah, ma non c'è la donna giusta sotto il profilo della competenza, della preparazione. Io però non mi trovo molto d'accordo su questa cosa. Profilo della competenza, ormai acclarato che le donne sono bravissime in tutte le professioni. Quindi ce le abbiamo. Sono le donne anche che studiano di più, sono le donne che si laureano di più. Ormai le professioni che prima erano considerate professioni maschili sono ben utilizzate e occupate da donne, penso alla magistratura, al giornalismo, ormai le più grandi anche opinion leader sono anche donne. Poi c'è la politica, diciamo, quella delle scelte, che a volte esclude dei profili femminili, però è un ritardo culturale, perché nella società normale gli uomini e le donne condividono tutto. Ci sono ancora degli schemi di pensiero preclusivi che sono sbagliati. Io credo che bisogna, allora, le competenze ce le hanno gli uomini e le donne, spesso per arrivare a un risultato elettorale importante come quello di un presidente, devi costruire un'alleanza delle logiche, e magari lì ci sono gli uomini che sono più da tempo attrezzati. Però donna. Pensiamo a quante donne sindaco sono state elette. Oggi abbiamo in Umbria c'è un presidente di regione donna, abbiamo avuto la Polverini nel Lazio, abbiamo avuto la Serracchiani in Friuli.
Cominciamo. Allora, abbiamo qualche speranza anche per questa regione, insomma, cominciamo, ci lavoriamo su, ci cominciamo a ragionare. Allora, anche per oggi questa nostra chiacchierata è terminata e io saluto Stefania Pezzopane, saluto Mara Ricinelli e vi ringrazio per aver partecipato a questa nostra puntata e con il pubblico ci vediamo alla prossima puntata di Sportivamente Donna. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. E mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuno...